Abbiamo visto la volta scorsa il concetto di equazione di stato del gas. Okay. Per stato cosa si intende? Le condizioni fisiche nelle quali il gas, questo sistema, si trova. Le condizioni fisiche, cioè lo stato, è individuato, è caratterizzato, descritto, quantificato da alcune grandezze che descrivono il sistema, il gas, nella sua globalità. Si chiamano grandezze macroscopiche. Esempio, pressione, che abbiamo già incontrato nella meccanica dei fluidi, nelle leggi della dipendenza da pressione e temperatura, il volume, la temperatura e, se volete, la massa oppure il numero di particelle, cioè quanto gas ho. Sono un po' vago questo qua. Queste sono grandezze macroscopiche, cioè che fanno riferimento al gas nel suo insieme. Queste grandezze non sono slegate l'una dalle altre, ma sono in relazione tramite queste equazioni, che sono equazioni di stato. Questa parola stato ha sotto stato di equilibrio, cioè dove le grandezze sono ben definite. D'accordo? Mi spiego meglio. Se prendo una boccetta di profumo e la apro, ok? Chi sta in fondo alla stanza non sente l'odore del profumo immediatamente, lo sente dopo un po'. Quindi le molecole di profumo da fase liquida vanno in fase aeriforme o gassosa e si diffondono nella stanza. Quindi, mentre dal momento in cui apro la boccetta, al momento in cui sente l'odore qualcuno, il profumo meglio, qualcuno che è in fondo alla stanza, il volume delle molecole di profumo cambia, occupano un volume diverso nella stanza. In quel lasso di tempo questa grandezza non è ben definita. Non so esattamente qual è il volume occupato dal gas, però so che all'equilibrio occuperanno il volume dell'intera stanza, tutto il volume a loro disposizione. Ok? Stato significa stato di equilibrio, cioè quando queste grandezze sono ben definite e non cambiano. D'accordo? L'equazione di stato, cioè il legame tra le varie grandezze, deriva da osservazioni sperimentali. Vado in laboratorio, faccio diverse misure, questo riassumo un po' che avevamo già visto, e vedo per esempio la legge di Boyle, come cambia la pressione e volume di un gas se la temperatura rimane costante, oppure come cambiano pressione e temperatura se il volume rimane costante, oppure volume e temperatura se la pressione rimane costante, le leggi di Lewis-Sacco di Charlie. Ok? Dopodiché, se a questo aggiungo le proprietà chimiche dei composti delle sostanze, leggi di Dalton, leggi delle proporzioni multiple, eccetera, oltre alle leggi sui gas, ho anche una idea, un'intuizione, nota come leggi di Avogadro, la quale dice, formulata da Avogadro nel 1860, mi pare. Non mi ricordo la data, 1860. Dice che in condizioni di dati pressione della pressione atmosferica, volume, vedremo quant'è, temperatura 273, cioè 0 gradi centigradi, il numero di componenti del gas, cioè quanti mattoncini contiene quel gas, è lo stesso per tutti i gas. Okay, questa è un'intuizione
che l'avvocato ebbe in base alle, al comportamento delle specie chimiche. Le specie chimiche si compongono sempre in ben definite proporzioni. Ok? Ripeto, se tengo conto anche di questo, arrivo alla formulazione P per V, prodotto di pressione per volume, uguale a un numero n piccolo che tiene conto di una quantità di sostanza che chiameremo mole del metro all'istante, per una costante che dipende dall'unità di misura R, costante dei gas, per la temperatura in gradi assoluti in scala Kelvin. Ok? Questa equazione deriva da osservazioni sperimentali, okay? Non ha una motivazione dietro, non ci si arriva a sperimentazione, viene dedotta dagli esperimenti, in casi particolarmente semplici. Il gas è un sistema termodinamico molto semplice, per le sue equazioni di stato è un'equazione che si può scrivere in pochi istanti. D'accordo? Un analogo modo per scrivere la stessa cosa è il seguente. Questo anno mi sembra che l'avevamo già visto. Dove questa è la costante di Boltzmann e n è il numero di particelle o molecole o atomi, che dir si voglia, dipende da come è fatta la sostanza, se è composta o se è semplice. D'accordo? Di fatto numero di particelle per costante di Boltzmann è pari al numero di moli per la costante dei gas perfetti. Quindi conviene introdurre un particolare numero che viene attribuito, si chiama costante di numero di Avogadro, ma in realtà le prime misure non sono del 1860, quando Avogadro ha formulato la sua ipotesi, ma come vedremo tra poco sono del 1908 e la misura attuale che ho trovato sui testi è del 1955, quindi è relativamente recente. È un'unità che dice, beh, io prendo questo come numero di riferimento per quante molecole o particelle, particelle in generale, ma specialmente o atomi o molecole ho a disposizione. Quindi il numero di particelle posso esprimere come numero di moli per il numero di Avogadro. Quando ho un numero di Avogadro di particelle ho una mole di sostanza. Ok? Quant'è questo numero? Beh, il numero di Avogadro vale 6,02, mi pare, per 10 alla 23, 10 alla 23 atomi o particelle o molecole, quindi 6 seguito da 23 zeri. Di fatto il primo a proporre questo, il fatto che una pari, una quantità di sostanza data pressione, volume e temperatura è stata Avogadro, fa sì che il nome sia attribuito ad Avogadro. Una quantità simile, se voi andate in Austria, la chiamano costante di Loschmidt, il fisico austriaco, che fu il primo a misurarla, a tentare di misurarla. Ma adesso internazionalmente questo numero viene chiamato costante di Avogadro, alla faccia degli austriaci. Per farvi un'idea di abbiamo scritto anche R, la costante dei gas, dei gas, 8,315 joule fratto mole e grado Kelvin. Questi sono i due denominatori. Ok,
di conseguenza, vediamo qua sopra, la formulazione alternativa per la costante di Boltzmann, la costante di Boltzmann la trovate facendo R diviso NA e viene un numero molto piccolo, ovviamente vale 1. Per 10 alla meno 27 meno. Del 700 e anche dell'800 sta nell'interpretare questo. È una legge sperimentale. Perché funziona? Da dove viene? Nell'approccio macroscopico alla termodinamica, okay, questa è data come mattone di partenza. Osservo questa legge, la prendo come principio e descrivo il comportamento dei gas e delle altre sostanze. Già per interpretare questa parte, cioè perché quell'N, perché ha gas di specie diverse, ossigeno, idrogeno, eccetera, obbediscono alla legge di Avogadro. Per quale motivo? Qui sotto c'è la teoria atomica. E l'analisi dell'interpretazione di questa legge, il comportamento di gas, ha dato luogo a due scuole di pensiero diverse. Gli atomisti, come Boltzmann, Maxwell, Clausius, e la scuola di pensiero energetica, i quali questa linea di interpretazione delle equazioni di stato vedeva l'energia come la cosa più importante rispetto alla materia e negava l'esistenza degli atomi. Gli atomi sono un trucco matematico, un espediente. Le cose funzionano come se ci fossero gli atomi. Questo non veniva inteso come dire questo è una prova sufficiente a dimostrare che questa cosa esiste. Anche perché fino a epoca relativamente recente non erano state fatte misure dirette sulla caratteristica di questi atomi. Quanti sono? Quanta è la loro massa? Che caratteristiche hanno? Come sono fatte? Questo non erano state fatte misure su questo, non si potevano fare. Se non molto indirettamente. Ok? L'esistenza degli atomi e le loro caratteristiche è un problema vecchio di 23 secoli, proposto nel IV secolo a.C. fino al 1905 e 1908 rimangono una speculazione teorica. I chimici li usano già dalla fine del Settecento, ma come questione di principio, cioè la loro reale esistenza fisica, non viene accettata se non dopo il 1905. Per quale ragione? Beh, l'idea della scuola energetica è questa,
tutto sommato non era guidata da un certo io ho questa equazione di stato, funziona e ricostruisco il resto. Non ho bisogno di chiedere che esistano questi altri, ma comunque non li vedo. Riesco a spiegare in termini di energia molte cose, non tutte. Non ci sono, fino a quell'epoca, fatti, osservazioni, misure incontrovertibili che danno danno prova della reale quantitativa esistenza degli altri, tranne un problema classificato come un dettaglio nel 1927, un botanico Robert Brown, chi ha sentito questo nome? Vediamo se andate al cinema o no. Come, non so se l'ho preso a caso o volutamente. È il nome di un personaggio, di uno scienziato un po' mattacchione, in un film abbastanza famoso. Nessuno ha mai visto Ritorno al futuro. Robert Brown, adesso ve lo mostro, lui è Robert Brown. Nel 1927, mentre osserva, studia le piante, un botanico, osserva un fenomeno molto strano. Questo è l'articolo originale. Vede le particelle di polline, al microscopio ovviamente, sospese in acqua, che si agitano continuamente. Vediamo se riesco a mostrarvi il filmato. Dovrei averlo anche qua. Parte. Sono nanoparticelle in moto sospese in acqua. Lui dice, beh, sarà che le pianta è viva, i polline anche, saranno particelle, cioè microorganismi dotati di vita. Bolle l'acqua, le riosserva, si presenta esattamente nello stesso modo. Quindi anche se lessa il polline non cambia niente. Un altro, vediamo se questo. Questi sono nanoparticelle di grasso del latte sospese in acqua. Mettete un po' una goccina di latte in acqua, la diluite, guardate al microscopio, vedete questo. Questo problema rimane insoluto per 70 anni buoni, fino a che un oscuro individuo che non ha finito il liceo, è scappato via prima, è stato bocciato all'esame di ammissione, all'esame di maturità, il primo che ci ha tentato, ha dovuto rifarlo. A scuola aveva buoni voti, ma era in sofferenza della disciplina. A un certo punto ha deciso, ha chiesto al padre che io non voglio più essere tedesco, per evitare anche il servizio militare, giustamente.
che faceva un lavoro completamente lontano dall'ambito accademico, non conosceva l'inglese, non conosceva il moto browniano, non era informato, ma si occupava di fisica a, tra virgolette, tempo perso per Hoffman. Nel noto di cronaca, molto importante, questo viene di tutte le spiegazioni possibili, nessuna funziona, ok? Fino al 1905. Nota di cronaca, ripeto, nel dicembre del 1900, presso la Reale Accademia delle Scienze, a Londra, il decano dell'Accademia, Sir, anzi Lord Kelvin, lo stesso della scala assoluta temperatura, dice: la ricerca in fisica è finita, la stagione della ricerca si è conclusa, sappiamo tutto, mancano solo dei dettagli, dei piccolissimi dettagli, abbiamo finito, abbiamo capito tutto. Attenzione, questo era uno delle menti più acute di quel secolo. Molte ha tenuto la cattedra di fisica a Glasgow per più di 30 anni. È uno dei maggiori inventori dell'Ottocento. Tutti i sistemi di telecomunicazioni telegrafiche dell'epoca erano suoi brevetti. Ha brevettato comunicazioni via cavo sottomarino tra l'Europa e l'Inghilterra. Non era uno che non ne capiva. Ma ahimè, quella volta ha cannato completamente, perché nel 1905 una sola persona, lavorando da solo, senza conoscere l'inglese, senza il cambio del mondo accademico, apre tre rivoluzioni. In cinque articoli dà l'interpretazione molto browniana, l'interpretazione di un altro grossissimo problema, l'effetto fotoelettrico, e cambia completamente la concezione di spazio, tempo e materia con la teoria della relatività. Per l'effetto fotoelettrico, l'autore di questo articolo è il premio Nobel nel 1921, anzi, 22. La relatività è talmente difficile da capire che non gli danno mai nessun premio. Questi due articoli danno fondamento, il primo alla teoria atomica, dal 1905 in poi gli atomi sono un fatto assodato. Questo fa da fondamento alla teoria quantistica e questo cambia, ripeto, il modo in cui l'umanità vede spazio, tempo, materia e energia. Cioè le categorie del pensiero più fondamentali. Stiamo parlando di Einstein. Qual è l'interpretazione del moto browniano che dà questo curioso individuo? Vediamo se funziona. Immaginate che questa pallina gialla sia una particella di polline, okay. La osservate al microscopio, in rosso c'è il vettore della velocità, questa continua a muoversi, come abbiamo visto nei filmati reali. Questa è una simulazione, ma i filmati erano reali, e si sposta, e di tutte le 70 anni di tentativi di comprendere questo fenomeno, ne sono arrivato all'idea molto semplice, quella che ho proposto da anni. Beh, dice, se questa si muove è perché è sospesa in un fluido fatto di atomi, i quali colpiscono la pallina in modo casuale da tutte le parti, e ogni micro urto la fa agitare, la fa muovere da una parte o dall'altra.
in una sospensione reale. Qui ovviamente le palline nere che rappresentano le molecole di acqua sono qualche centinaio, sono 800. Nella realtà sono molti di più. In ogni secondo ci sono una quantità di urti molto maggiore a questi, però l'idea è quella. E quindi solo ipotizzando che il moto casuale sia legato ai microurti della molecola di polline o delle nanoparticelle di grasso nel caso del latte in soluzione in acqua, riesco a interpretare il moto casuale. Ma qui la parte interpretativa, poi c'è la parte predittiva, che ripeto, Einstein non sapeva del moto browniano, ha immaginato cosa succederebbe se mettessi una pallina in sospensione in un fluido, se il fluido fosse fatto di atomi. Beh, se lo faccio, possiamo anche fermarlo, posso calcolare lo l'idea appunto che il fluido è fatto da piccolissime particelle distribuite in modo omogeneo nel volume occupato dal gas e che hanno velocità casuali e quindi colpiscono la molecola o l'atomo in sospensione, insomma la particella di fluido di polline da direzioni diverse che cambiano ogni istante. Quindi fatemi vedere dove questa. Posso andare a calcolare qual è lo spostamento della particella, cioè come si muove. Qui farlo in una lezione come la nostra è un po' impegnativo perché richiede tecniche della meccanica statistica che magari è un po' difficile approfondire, però se immaginate che la particella di polline possa essere colpita da qualsiasi, come se prendete una palla e gli date un calcio da direzioni casuali, quindi qualche volta sposterà a destra, qualche volta a sinistra. Se il gas è distribuito in modo omogeneo, la probabilità che vada a destra o che vada a sinistra è la stessa. Non c'è motivo per il quale diceva più colpi, più calci a destra o più calci a sinistra. Quindi in media la sua posizione è zero, in media su tante particelle. Okay. Ma se prendo lo spostamento, cioè il quadrato del cambiamento di posizione, e ne seguo l'evoluzione del tempo, ottengo che il quadrato della distanza percorsa rispetto al punto di partenza è proporzionale, questa linea nera, al tempo. Cioè si sposta tanto di più quanto più tempo passa. E questo è legato alla microstruttura, la struttura molecolare, atomica del fluido dove rimbalza o viaggia la mia particella di polline. Qui in blu ci sono diversi casi, diverse simulazioni. In media, fatto su tante prove, quello che ottengo è la curva rossa che si distribuisce molto bene attorno a quella dove D alla seconda e T sono proporzionali. Cioè, se funziona la teoria atomica applicata al moto browniano, fa sì che il valore quadratico della distanza percorsa, quella media dei quadrati delle distanze, è proporzionale al tempo. Questa è una previsione che nessun altro aveva fatto e che viene ben confermata da quel grafico che ho mostrato prima. Ma ciò che è ancora più importante è questo. Qual è la costante di proporzionalità? È possibile mostrare che questa vale due volte un certo coefficiente D per T, dove D si chiama coefficiente di diffusione. Nel suo articolo Einstein mostra che D vale
la costante dei gas R per la temperatura T fratto il coefficiente di viscosità del fluido e il numero di Avogadro. Questo non è poco, perché R era nota già dal 700. La temperatura dell'acqua la puoi misurare, non c'è problema. La costante di viscosità, eta, anche quella è una cosa che si può misurare molto facilmente, dalla misura del coefficiente angolare di questa retta, trovo la prima misura diretta quantitativa del numero di Avogadro. Ma se so il numero di Avogadro, conosco la massa delle specie atomiche. Prendo una mole di ossigeno, divido per il numero di Avogadro e ho la massa di una molecola di O2. Quindi posso quantificare, posso misurare le caratteristiche degli atomi, cosa che prima non era possibile, non è mai stato fatto. Nel 1908 Jean-Baptiste Perrin misura NA, D in particolare, coefficiente di diffusione, quindi NA. Per questo ottiene il Nobel, 1927. Quindi come ottenere il primo Nobel? Basta risolvere un problema vecchio di 23 secoli. Che ci vuole? Motivazione del Nobel per fondamentali contributi nella conoscenza della struttura atomica della materia. Detto in tradotto, per aver verificato l'interpretazione di Einstein e molto browniano, misurato i coefficienti di diffusione e calcolato quanto vale il NA. Posto che è questo, mette a tacere completamente la diatriba tra atomisti ed energetici. Forse che la teoria atomica ha avuto l'ok, qual è l'interpretazione da dove viene questa? Questo lo vediamo la prossima volta. Questa prende il nome di teoria cinetica. Storicamente teoria cinetica del calore, noi chiamiamo oggi teoria cinetica dei gas, cioè interpreta la legge di stato in termini di meccanica, di dinamica delle particelle, di F uguale M per A. Quindi la temperatura in particolare non è una grandezza fisica diversa, è un altro modo di vedere le grandezze fisiche, meccaniche, microscopiche. Questo però lo vediamo